Grazie Presidente. In questo articolo, in particolare nei commi 5, 6 e 7, si stabilisce che il datore di lavoro che usa male contratti a tempo determinato, cioè che usa contratti a tempo determinato non potendoli usare, non dovrà più assumere il lavoratore a tempo indeterminato, ma se la caverà pagando un'indennità. Questa norma era già stata presentata nel decreto legge 112 e vorrei ricordare al governo che il fatto che la ripresenti qui è la prova che non riguardava poche persone alle poste, come c'era stato detto l'anno scorso quando fu presentata nel decreto legge 112. Questa norma è già stata battezzata norma ammazza precari, ma soprattutto questa norma è già stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con una sentenza del 2009. E io ricordo giudizi anche di autorevoli esponenti del governo, ricordo ad esempio il ministro Meloni che disse come questa norma fosse discriminatoria perché regolava in modo diverso situazioni di fatto identiche. Ebbene, noi qui abbiamo la stessa disposizione che viene riproposta con la sola modifica di farla valere non soltanto per i giudizi in corso, ma anche per i giudizi futuri. Io credo, mettendomi nella mente del legislatore, che questo sia il modo che voi pensate di utilizzare per aggirare il giudizio della Corte. Ma vi consiglio di leggere bene quelle che sono le argomentazioni della Consulta, che sono state argomentazioni complesse e diverse e che hanno messo in luce come la norma fosse una norma assolutamente irragionevole, illogica, perché non entra nel sistema giuridico in modo coerente. Voi infatti non state cambiando direttamente le regole sul contratto a tempo determinato, peraltro questo non potete farlo perché le norme sul contratto a tempo determinato sono diretta emanazione di una direttiva europea, e allora pensate in questo modo di aggirare la direttiva e di aggirare la sentenza della Consulta. Io trovo che questa norma grave nel merito, temo per voi che anche scritta così rimanga incostituzionale, e vorrei anche appellarmi, al di là delle argomentazioni giuridiche, alla sensibilità di alcuni colleghi della maggioranza. L'onorevole Di Biagio ad esempio si è astenuto in commissione su questi commi, la Lega in origine aveva presentato un emendamento soppressivo. Ebbene, io è a voi che mi appello, perché al di là delle argomentazioni giuridiche noi qui stiamo rendendo impossibile la vita dei lavoratori che da 2 anni vivono nella più totale incertezza del diritto, la vita di quei lavoratori che con fatica hanno intrapreso un giudizio di lavoro, che non sanno quale sarà l'iter finale di questo giudizio di lavoro, che devono pagarsi gli avvocati e che per di più da 2 anni vivono l'angoscia insopportabile di non sapere neanche, qualora vincessero il giudizio, qual è la normativa vigente e quindi che cosa li aspetta. Io per tutto questo mi auguro che, soprattutto rispetto ai commi 5, 6 e 7, alcuni colleghi della maggioranza possano votare con noi gli emendamenti soppressivi. Grazie. Grazie onorevole Madia.